perfetto. E ora dovremmo goderci il filmato iniziale. Ecco, con tutta la nostra, con tutto il nostro apprezzamento agli RPG fan, Rabbit Beer Studios presents. E ora. Eccolo. E tanto graficamente è molto carino. Perché ha gli sprite dei personaggi in 2D, pixel 2D. Però l'ambientazione è tutta tipo HD. Sì. Eccolo, Agares Blight. Che figata. Vabbè, sì, è come quello che si è visto nei trailer praticamente. È lo stesso filmato introduttivo dei trailer. Brividi. Veramente top. Proprio molto, molto simile. Anche se in realtà la host iniziale non è che abbia questo. Cioè, non ho sentito una grandissima host iniziale. Perché comunque c'è quella anche di Shuigoden, dell'introduzione di Shuigoden 2, che è incredibile. Dal punto di vista di introduzione, è pazzesca. È veramente pazzesca la prima host. Mentre invece questa, diciamo, è molto generica, molto epica, molto pompata. E vabbè, ci sta comunque sia. Ricordiamoci che è un prodotto comunque Kickstarter. Quindi. È stato comunque finanziato fondamentalmente dai fan. E la storia parla praticamente di questi tre protagonisti, che sono comunque tre protagonisti di tre differenti, non dico storie, perché poi si incontreranno, quindi vivranno la stessa storia, ma sono praticamente tre protagonisti di tre zone diverse. Tipo uno è dell'impero, quello vestito di blu. Poi c'è Noah, che è il protagonista principale, che è praticamente la città-stato, tra virgolette. E poi c'è invece la ragazza, che dovrebbe essere un altro, la ragazza con i capelli ricci. Che dovrebbe essere un'altra città addirittura, da quello che ho capito. Quindi è come se fossero praticamente tre coalizioni diverse. Però ovviamente poi durante la trama, durante il gameplay, si riuscirà a capire meglio. Ciao, ciao ragazzi, nel frattempo, io vi leggo. Avviare il gioco a difficoltà normale? No, io lo vorrei già a difficoltà. Difficile, esatto. Impossibile guadagnare Baqua, sarebbero i soldi. Ah, addirittura c'è proprio una modalità tipo hardcore. Nessun oggetto di recupero HP in battaglia. Doppio consumo di MPSP. Impossibile fuggire. E iperinflazione. Ah, vedi, c'è proprio la modalità hardcore. No, vabbè, ma questi io non mi interessa. Mi interessa solo difficoltà difficile e basta. Difficoltà di gioco. Iniziare il gioco con impostazioni personalizzate. Potrei modificare la difficoltà e disattivare le restrizioni dal menu opzioni. Nota bene, le opzioni disattivate non possono essere riattivate. Ecco, sì, vabbè, l'avevano detto che comunque la traduzione italiana avrebbe avuto diciamo degli strafalcioni, un po' di strafalcioni grammaticali ci sarebbero stati, però lo vogliamo bene, come un po' come Shuigoden 2, dove c'erano gli strafalcioni. Oddio, siamo nell'accampamento di Island. No, vabbè, impazzisco. Non mi dire che ora comincia con la tregua della città-stato con Island.
E noi che siamo lì nell'accampamento veniamo attaccati. Devo fare il montaggio in parallelo con Shwigoden 2, con le scene di Shwigoden 2. Ecco, questo cosa rappresenterebbe? Tipo l'impero che ci attacca? Tra l'altro non abbiamo scelto il nome del protagonista, quindi forse ce lo faranno scegliere dopo. O forse non si potrà scegliere il nome del protagonista. Tra l'altro, come dicevo prima, altra peculiarità del gioco, gli sprite dei personaggi sono tipo in pixel 2D, mentre invece poi ovviamente tutto lo sfondo, tutto il resto è in engine, però fatto in HD, bello, bello prepotente anche. Ehi là, devi essere il nuovo arrivato di cui parlava Ymir. Benvenuto nella guardia. Ecco, quindi loro sono la guardia. Come ti chiami? Ecco. E perché sei qui? Ah, no, ah, non si può scegliere il nome del protagonista allora. Carina sta cosa. Cioè, oddio. Non in linea con i vecchi Shwigoden, però ok. Beh. Ah, e posso decidere cosa rispondere. Nova, voglio vedere il mondo. Nova, voglio mettermi alla prova o non rispondere. Vabbè, questi saranno personaggi di trama, quindi qualsiasi cosa rispondo sicuramente si uniranno al mio pack. Sono qui per vedere il più possibile del mondo. Siamo simili noi due. Eh già, la pensiamo allo stesso modo. Stava succedendo qualcosa di grosso qui fuori nel mondo. Non vorrei che sia troppo alto l'audio, forse del... Credo che sia giusto l'audio. I dialoghi si sentono un po' più forti, ma ci sta. Casomai abbassiamo un pochettino. Ok, quindi non esitare. Ma se sei qui da 2 giorni. Ecco, Mio era la waifu con la katana. Mamma mia, waifu incredibile. Mimi, reggimi il gioco. Io sono Garr e sono qui da prima di chiunque altro, anche se non vuol dire molto. Ok, tu sei tipo Gengen, il koboldiano. Ah, ecco, vedi, la guardia è sostanzialmente composta da mercenari, sostenuti pubblicamente, a cui viene rifilato ogni tipo di lavoro. Alcuni rimangono, altri se ne vanno. Ah, quindi potrebbe essere anche il, diciamo, il combattimento tra città-stato e diciamo, regno di Island, e loro invece, che sono i mercenari, quindi si schierano da chi paga di più, sostanzialmente. Grande Nova. Non so se finirei per andartene o restare, ma ti troveremo qualcosa da fare nel frattempo. Ecco, quindi questo è il segnale che cioè, sono stati reclutati fondamentalmente, penso, se funziona un po' come Shwigoden. Io sono Mio, dal tratto orientale, benvenuto. Il lupo assomiglia tanto, sì, ci assomiglia, ci assomiglia a Blythe. Anche dalla statura, eccola qua, spadaccina dell'est. Mio. Ma tu sei waifu subito, incredibile. E io sono Lian. O puoi chiamarmi capo se preferisci. Finchia capo. Ragazza bomba. Come ragazza bomba? Che cazzo vuol dire ragazza bomba? Demo, kokotte teikoku no renchū mo kiteru kedo.
Ah, vedi, ho sentito dire che uniremo le forze con l'impero. Ecco perché si incontrano allora. Mm-hmm, ok, non posso credere che lavoreremo con dei galdeani. Ecco, so che i rapporti tra Lega e Impero non sono mai stati troppo rosei, ma suppongo che possa considerarsi un gesto di buona volontà per il futuro. È una questione al di sopra delle mie competenze, ma ecco ciò che penso. Quando un politico ti mostra qualcosa con una mano, è meglio prestare attenzione a ciò che ha nell'altra. Ma in ogni caso, un lavoro è un lavoro. Ok, hanno organizzato un posto di comando sulla collina. Sì, sei pronto per il tuo primo incarico? Ok. Devi solo rilassarti, Noah-kun. Guarda che anche il tuo primo incarico. Ok, e quindi in teoria adesso li ho nel party. Ecco, muoversi, parlare, cercare. Per interagire, ad esempio parlare con qualcuno, entrare in un edificio e cercare qualcosa, avvicinati e premi X quando appare l'indicazione. Ah, quindi me l'ha tradotti con i tasti della play? Minchia, se me l'ha tradotto con i tasti della play, impazzisco. Premi triangolo per aprire il menu principale. Da qui puoi usare oggetti e magie. Cambiare l'equipaggiamento? Vabbè, sì. Sì, me l'ha tradotti con i tasti della play. Perché ho attaccato il pad della play, quindi non pensavo me li traducesse. Premi quadrato per aprire il menu della mappa e vedere dove ti trovi e la mappa dettagliata del mondo. La mappa si riempirà man mano che visiti ed esplori a nuove aree. Selezionando storia puoi vedere un riepilogo della tua storia. Che bella questa cosa. Oh, finalmente ci siamo. Che bellezza. Allora, mappa, c'è storia. Ecco qua, vedi, prima missione. Dove sei unito alla guardia loca? Ah, ti fanno il riassunto proprio... E ti dicono ovviamente anche l'obiettivo. Carina questa cosa. Qui invece c'è la mappa del mondo. E questa invece è la mappa dettagliata del, diciamo, della nostra zona. Ok, quindi vediamo un po' intanto se possiamo, come da tradizione. Ah, questa era la casa che si vedeva nel trailer, quindi è proprio all'inizio. Come da tradizione magari riconoscere gli oggetti da poter recuperare, ma non credo. Ecco, da qua si esce, però noi non dobbiamo uscire. Sì, sì, lo so, il posto di comando è dall'altro lato. Stavo semplicemente guardando... Ah, i bambini che giocano, le animazioni. Qui c'è un'altra casa, però non si può entrare. Niente, scusa, come non detto. In questi giorni, tra l'altro, ho giocato anche ad Horizon. Cioè, ho giocato ad Horizon il secondo. Il panorama qui è sempre lo stesso, ma per me non ha fatto un problema. Ecco, si può parlare con ovviamente gli NPC. Ecco, qua ci sono i Beyblade, che è un altro dei minigiochi che vedremo. Che vedremo poi. Oddio, un criceto. Che è buona parte di Millie? Che si trasforma, diventa incredibile. Allora, io invece prima voglio vedere da questa parte, perché voglio capire come si vedono, se ci sono gli oggetti da poter raccogliere magari per terra, se tipo sono brillanti con i segni luminosi oppure c'è qualche tipo di interazione che appare. Tipo come i classici giochi, no? Il punto esclamativo sulla testa che ti appare. Ecco, vedi, questi qua sono quelli dell'impero. Vediamo che ci dicono. Ehi, porta l'equipaggiamento della guardia alla tenda della Lega. Ecco, questi sono i soldati di Island praticamente. Ecco, ho il pad che nel frattempo impazzisce, il mio che ovviamente drifta come se non ci fosse un domani. Sarà molto divertente giocare con il drift del pad. Tanto vale che gioco mouse e tastiera quasi quasi. Tanto i movimenti non sono... I movimenti non sono così, diciamo così, particolari qua, però vabbè. Ne hanno messi tantissimi come minigiochi, perché dal trailer ci sono praticamente, non dico tutti, ma quasi tutti i minigiochi di Suikoden 2, più quelli che hanno aggiunto proprio del gioco vero e proprio, di questo gioco vero e proprio. I preparativi sono terminati. Che sia tutto per la pace. Volevo solo ritirarmi. Glielo farò pagare quando rientriamo a casa. Ricorda le mie parole.
Allora, se funziona nello stesso modo in cui funziona, diciamo, in cui funzionano il capitolo di Shuikoden, tutti i personaggi che hanno il volto rappresentato nei dialoghi o in quello che è, sono personaggi reclutabili, in teoria. Quindi ora bisogna vedere se ci sono magari altri personaggi con cui parleremo che avranno il nome ma senza l'immagine, perché se hanno adottato lo stesso registro, noi così potremo identificare prima chi sono quelli da reclutare e quelli da non reclutare, o comunque che non possono essere reclutati. Torneremo subito a Noristar, milady. Speravo che potessimo riposare un po' prima. Ne farebbe bene godersi questo clima mite. Io ho sentito che il pollo alle erbe che preparano qui si scioglie in bocca. Ecco, questo è un altro dei difetti che è stato sottolineato del gioco, che alcuni di questi dialoghi hanno tutte ste mosse, non ti fanno capire un cazzo e quindi devi aspettare prima di leggere. Non abbiamo tempo per queste cose. Certo, enfatizzano, però... Perché devono continuare a ignorarmi? E così sia. Se dovrò metterci il doppio e il triplo dell'impegno per farmi rispettare, ce lo metterò. Adesso andiamo. Sì, ci sono alcuni dialoghi dove hanno la finestra che vibra, che balla, che vola. E molti non l'hanno apprezzata sta cosa, perché dice, non capiamo nulla. Sei della guardia, vero? Bene, bene. Lei sarebbe tipo la principessa? Ah no, per negoziare con l'impero. Ah, quindi tu sei della Lega. Dobbiamo fare tutti la nostra parte in questa spedizione congiunta. Quindi tu sei della Lega, sei... A localizzare le rovine runiche. Vabbè. E mostrami dei risultati. Sorprendimi, bellezza. Eh? Cosa? Bellezza? Ora! Iku wa yo, Yunkas! Ce ne andiamo. Hoi! Ma certo, milady. Ato, skin wa omiyage ni dekiru ka? E vedi se fanno quel pollo all'erbe da sport. Tra l'altro con la voce che si sente in lontananza. Bella sta cosa. Bello il dettaglio. Che incontro bizzarro. Ecco, quella è Lady Periella, capo di casa Gram e nostra nuova leader. Sua è la terra e sue sono le regole. Ha sicuramente fatto colpo su di lei. Sei fortunato. Hai fatto una buona prima impressione. Cos'è che avrei fatto? Ecco, classico protagonista ignaro del suo fascino per la figa. No, mi dissocio ovviamente. Allora, no, volevo un attimo... No, vabbè, ok. Allora, qua c'è il negozio oggetti alla locanda. Ma non vorrei che è tipo un conflitto che sto avendo, che è lui che tipo che mi riscende sotto così, vedi? Perché non mi sembra il pad. Vorrei che sia un conflitto forse con... Non ho attaccato nient'altro di periferiche. Ok, siamo arrivati. Ricordate che questa è una spedizione congiunta con l'impero. E ciò significa che saremo affiancati da ufficiali imperiali. Esatto, che sono quelli che ora incontreremo. Comportatevi bene tutti voi, e specialmente tu, Lian. Ma certo. Un momento, mi ha appena sgridata? Eccolo qua, secondo protagonista del gioco, con la sua... Hildi, gli agenti della Lega saranno presto qui, signore, è tutto pronto. Grazie, Hildi. Segne. Il Joey della situazione, in teoria. Dunque, cosa ne pensi di questa spedizione congiunta? Valuto in modo positivo questo tentativo di riconciliazione, signore. Ecco, vedi, allora è praticamente il plot iniziale è veramente come Shuikoden 2, dove
c'è praticamente la città-stato rappresentata dalla Lega che vuole praticamente finanziare un trattato di pace con l'impero di Galdia, o come si chiama, che sarebbe tecnicamente l'impero di Island. Dopo tutto, il più grande desiderio di ogni singolo, di ogni soldato, è di non avere più un lavoro. Solo che qui, a differenza del, diciamo, a differenza di Shuikoden 2, per esempio, che erano due coalizioni, qua ce ne sono tre perché ci sono anche i mercenari di mezzo. Quindi bisognerà vedere che ruolo avranno i mercenari. Speriamo solo che sia un tentativo sincero. Ecco, vedi, qui ci sono quelli della città-stato, soldato della Lega. Ma aspettate di dover combattere contro dei mostri fuori dal villaggio. Cercate di usare la testa. Ecco, vedete, per esempio, qui questo personaggio non ha l'icona della faccia. Quindi molto probabilmente, cioè, nel senso, i personaggi saranno, penso, classificati così, no? Quindi quelli con le facce sono quelli da reclutare. Quindi questo è il classico metodo che ci faceva riconoscere i reclutabili. Mi fa piacere, vedete, fate pure come se fosse a casa vostra. Mi piacerebbe ascoltare i vostri racconti sulle rovine runiche. Allora, ecco, io invece volevo andare un attimo. Magari lo abbassiamo ancora un po'. Sì, ok, credo che così sia perfetto ora. Ecco, vedi, lui è l'interazione con cui dobbiamo parlare. Sembra che abbiamo trovato i nostri ufficiali. Suppongo che siate la delegazione della Lega delle Nazioni. Benvenuti. Ho sentito parlare bene di voi. Sono il tenente Sein Kesling del primo esercito imperiale di Galdea. Guiderò una squadra durante la spedizione congiunta. Sei parecchio giovane per essere un tenente, no? Vieni da una famiglia nobile? Ficcanasare sul mio lignaggio fa forse parte del tuo lavoro, gentile bestia? Suppongo di no. Ok. Io sono Hildi, l'aiutante del tenente Kesling. L'obiettivo di questa operazione è localizzare le rovine runiche recentemente scoperte nella foresta. Scusate, una domanda. Che senso ha trovare qualcosa che è già stato scoperto? Un abitante del posto è incappato nelle rovine mentre vagava per la foresta, e anche se ha fornito prove della sua scoperta, si è perso mentre tornava indietro? Esatto. La nostra squadra di ricerca è stata assegnata all'area a nord da qui, nella foresta. Sfortunatamente non conosciamo la geografia del luogo, per questo è necessario uno sforzo congiunto. Non c'è da preoccuparsi, signorina, ci occupiamo noi di guidarvi. Mi preparo da ben 2 giorni per questa situazione. Eh già. Eccoci. Lui già. Se voi siete d'accordo, siamo pronti a partire subito. Se andiamo avanti noi per primi, il resto della squadra saprà dove andare. Forza allora. Diamo il via allo spettacolo. Anche perché il party è composto da 6 membri. Quindi si potranno utilizzare 6 personaggi alla volta. Quindi classica formazione. Non vai con loro? Solo che qui addirittura hanno detto che anche l'arena di combattimento avrà delle meccaniche importanti, perché ci si potrà nascondere dietro le rocce per alcuni, diciamo, per alcuni attacchi speciali, ci si potrà, diciamo, cioè ci saranno tante cose con cui si potrà interagire anche nel campo di battaglia, quindi fighissima sta cosa. Sì, scusa, mi chiamo Nova comunque, piacere di conoscerti. Altrettanto. Che poi vabbè, Soka. Beh, se hai intenzione di venire, tieni il passo. Soka sarebbe tipo capito, va bene, di una roba del genere. Invece l'hanno tradotto con altrettanto. Che sì, ci potrebbe stare comunque come cosa. Riassumendo, il nostro obiettivo è attraversare la parte più a nord della foresta e individuare le rovine runiche. Tutto chiaro? Cristallino, signora. Anche perché qui ci saranno le rune, così come c'erano appunto in Shuikoden. Ci saranno ovviamente gli attacchi magici, gli attacchi combinati. Quindi veramente bellissimo, bellissimo. Mi sa che possiamo acquistare nei negozi. Ecco, dei suggerimenti. Potremmo trovare guai, restiamo allerta. Abbiamo del denaro? Abbastanza, ma senza esagerare.
Ok, quindi giustamente per farti comprare qualche oggetto, ma a me non mi interessa un cazzo. Noi andremo avanti a muso duro. Comandi della telecamera. Quando viaggi sul campo puoi cambiare l'angolazione della telecamera, puoi configurare i comandi in opzioni. Ecco, la world map, tra l'altro praticamente interagibile, tutta al 100%. Ecco, lì vedo che già c'è un sentiero, quindi... Rovine runiche, oddio. Ah, ecco, vedi, ci sono diversi ingressi delle rovine runiche. C'è un sacco di gente vicino alla porta. Un'altra unità sta esplorando queste rovine. Andiamo a nord-ovest verso la foresta. Quindi noi da qua non possiamo. Non possiamo fare nulla. Ecco, figa sta cosa, vedi? Tipo che ci sono praticamente più ingressi delle rovine. Sono dalla parte totalmente opposta, giusto perché voglio vedere i confini della mappa. Oh, e a proposito di confini, forte di... Oddio, non l'ho letto, di... vabbè, introduzione, ovviamente. Xialuk. Cos'è questo posto? Ecco il forte Xialuk. Vai per la tua strada. Arriva Eltiways, terra della contessa Grum. Ah, quella che abbiamo incontrato prima. Ho sentito che una volta era parte dell'impero. Ma è passato così tanto tempo che ora è storia. La nostra destinazione è Arenside. Dovrebbe essere più avanti, vicino al fiume. Non possiamo rimanere un po'. Non essere avaro. Quindi c'è la possibilità comunque di poter poi interagire con altre zone, ovviamente. Però... Il nostro obiettivo, come viene segnalato lì dalla palla blu, non è questo, quindi dobbiamo andare via. Ecco, il fatto che si possa girare la telecamera è comodissimo, perché mi permette comunque di vedere anche magari... Che però tra l'altro, aspetta, sono messe... Anche se in realtà è così invertita. Oh, il primo incontro casuale. Basi, battaglia 1. Quando incontri un nemico nel mondo esterno o in una segreta inizi una battaglia a turni. Seleziona combatti per combattere la tua squadra e iniziare il turno. Lo stato degli alleati è a destra dello schermo, i nemici in alto a sinistra. Se gli HP di un alleato vanno a 0, questo sarà fuori gioco e non potrà aiutarti. Quando HP di tutti i nemici vanno a 0, vincerai la battaglia. Se sono gli alleati a rimanere senza HP, perderai, ovviamente. In alto puoi vedere l'ordine dei turni di alleati e nemici. Quando un turno inizia, i personaggi agiscono da sinistra a destra. Bello il fatto di vedere i turni perché questa è una cosa nuova che non c'era nei vecchi Shuikoden. Quindi puoi anche decidere come impostare la battaglia. Puoi facilitare la battaglia eliminando HP di un nemico prima che inizi. Se un alleato ha pochi HP, curalo prima che i nemici attacchino per rendere la battaglia più sicura. Ovviamente c'è anche la formazione automatica, invece qui combatti. Ecco, allora attacco, ovviamente l'attacco normale, lenti runiche, che praticamente sono le rune, fondamentalmente, difesa oggetto e combo di eroi, che sarebbero gli attacchi combinati, cosa che noi ancora non abbiamo sbloccato. Quindi il nemico più vicino è lui, quindi attacchiamolo. Poi lui, lenti runiche, tu cosa hai? Pioggia di spade. Il comando per utilizzare la lente runica permette agli alleati di usare magie e abilità. La magia consuma MP, mentre le abilità consumano SP. Tali tecniche includono attacchi potenti, attacchi ad area, cura, eccetera. A ogni turno recupero un po' di SP, ma gli MP vengono ripristinati solo utilizzando un oggetto o presso luoghi specifici come una locanda. Tieni d'occhio gli MP durante le lunghe esplorazioni delle segrete. Ok, quindi gli SP volendo si possono reintegrare, altrimenti sti cazzi. Ecco, vedi, per esempio Pioggia di Spade vuole 2 SP. Quindi per il momento sti cazzi, non possiamo fare nient'altro. Pianta rampicante non me la fa attaccare, probabilmente perché la ucciderà con un colpo. Quindi attacchiamo il coniglio. E poi vabbè, qui attacchiamo tutti. Ecco, lenti runiche, tu cos'hai? Colpo perfora armatura, 2 SP. Schivata. Ti concentri nell'evitare gli attacchi aumentando l'illusione per 3 turni. Che figata. Tu difesa, ovviamente. Tu pure lenti runiche. Ecco qua. Lei ha la runa dell'acqua. Easy. Gocce curative, velo d'acqua, ondata di recupero. Sarebbe tipo pioggia gentilezza quasi. Ok, va bene. Belle le animazioni.
con il nemico che piange. Tra l'altro devo anche calcolare quando sono io che mi muovo, perché effettivamente io ho fatto attaccare alla bestia Garl il nemico più lontano, quindi non ha molto senso sta cosa. Comunque sì, dobbiamo andare di qua, è l'unica zona in cui dobbiamo andare. Infatti, foresta settentrionale. Sono abbastanza sicuro che questa sia la foresta che stiamo cercando, tenente. Continuiamo a muoverci, non c'è tempo da perdere. Va bene. La schermata di battaglia è bellissima. E tra l'altro ancora non abbiamo fatto tutte le robe che si possono fare nella battaglia. Quindi spero che... Vabbè, qua sicuramente ci sarà un boss che ci insegnerà anche appunto come nasconderci dietro le rocce, come permettere di giocarsela meglio. Sembra solo a me o il tenente un po' un pallone gonfiato? Perché non può essere un angioletto come il nostro Nova? Meno chiacchiere e camminare di più.